Help to Smile Palawan Project ha portato a termine la quarta missione odontoiatrica nelle Filippine e in India. Un'idea nata da due sassaresi, Mariolino Lai, dentista, e l'ex manager Paola Porcu, per portare il sorriso nelle regioni più povere dell'Asia, grazie all'aiuto di amici e aziende farmaceutiche. A giugno i due amici ritorneranno in missione, dopo aver costituito una vera e propria associazione no profit. Ce ne parla Paola Porcu. Siamo appena tornati da 2 mesi in Asia, precisamente 1 mese nelle Filippine, poco più di 1 mese nelle Filippine e 2 o 3 settimane in India. Siamo andati lì per la quarta volta, e questa è la nostra quarta missione odontoiatrica. Io sono un manager in pensione, non sono un medico, ma aiuto il dottor Mariolino Lai, un dentista di Sassari, più altri medici locali, e cerchiamo di restituire il sorriso in una parte del mondo probabilmente per noi molto remota, che non è l'Africa, ma è povera quanto e forse più dell'Africa. Tant'è che questa nostra associazione, che si chiama Do It, che vuol dire sognando di farlo, Dreaming of It, è proprio cercare di restituire il sorriso o quantomeno levare il dolore a popolazioni molto molto più sfortunate di noi. Questa è la quarta missione, come dicevo, siamo appena rientrati e abbiamo fatto con l'aiuto di politici locali nelle Filippine, precisamente a Palawan, un governatorato del sud delle Filippine, e con l'aiuto di 3-4 medici locali, che ovviamente abbiamo dovuto pagare, abbiamo praticamente levato il dolore principalmente e restituito il sorriso ad un migliaio di pazienti di tutte le età, in posti assolutamente non raggiungibili in maniera facile, perché veramente andavamo in mezzo alla giungla piuttosto che in isolette sperdute dell'oceano. E niente, questa cosa qui, che noi chiamiamo Palawan Project, ha duplicato i nostri sforzi anche in India. Perché nella fase di rientro ci siamo fermati 2 settimane a fare la nostra seconda missione in India, dove con l'aiuto dei salesiani nell'India del Sud siamo stati 2 settimane in un'enclave cattolica del Tamil Nadu, a Madras, adesso si chiama Chennai, hanno cambiato tutti i nomi gli indiani, dove il dottor Mariolino Lai ha veramente restituito il sorriso ogni giorno a circa una ventina di persone. Ovviamente questa cosa si può fare soltanto con il supporto economico di amici, ma soprattutto con la contribuzione gratuita di materiali speciali da parte di imprese, di aziende odontoiatriche che ci hanno supportato e che speriamo ci supporteranno anche nella nostra prossima missione, perché abbiamo promesso ai filippini di tornare a fare la nostra quinta missione a giugno, prima dell'arrivo del monsone. Questa associazione, appunto, Do It, è un'associazione fatta da noi sassaresi, contiamo molto sull'aiuto dei nostri amici e speriamo che, oltre il dottor Mariolino Lai, altri professionisti si uniscono a me come project manager per, come dire, implementare questa cosa che alla nostra età penso sia giusto restituire qualche cosa di quello che la vita ci ha permesso di fare nel passato.